Bentornati. Ho deciso di rischiarla. Provo, se vinciamo, provo a farmi amico il Papa, provo a fondare l'Holy Order e vedere se mi darà cimento. Voglio fidarmi di aver letto bene su Wiki. Questa dovrebbe essere il Dynasty che devo guardare io, non quell'altro, quindi sono già fuori ancora. È morta, porca troia. Hanno ammazzato mia moglie lesbica. So già che sarà mio figlio, ma che animale. Oh beh, devo sposarmi. Una ragazza giovane. Una giovincella rampante. Eccola qua. O questa, questa. Vediamo. Che palle, ragazzi, veramente. Poi, tra l'altro, quanti anni ha sto tizio? Scusatemi, ma c'ho 47 anni e non ho neanche un talento? Non è? Ah, no, a Galliant. Che disabile che sono. Che cazzo, sono stupido. È morta la moglie. Tanto so che è mio figlio che ammazza. Buono, vediamo se il papa gli è piaciuto l'aiuto che gli ho dato. Immagino. Wow. Fonda Holy Order? Proviamo. Impuneta, ce la giochiamo, ragazzi. Give a dog a bone. Fatto l'achievement. Abbiamo fatto l'achievement. Apriamo così la puntata con un achievement fatto, un achievement importante. Ora, ragazzi, posso focussarmi al 100% sul mandare a puttana il gameplay per fare l'Unione d'Italia. Allora, pausa e vado a cancellare un post che avevo fatto. Buono. Con Give a Dog a Bone ci siamo messi in pari anche su un altro achievement che avrei già fatto in passato, ma che il gioco non mi ha dato perché. Sai come. Però impuneta rimane nostra tecnicamente. No, boh, l'abbiamo data a lui, però mi pare sia nostra. No, 2 di 7. Mi pare sia nostra un paio di palle. Io devo riuscire a prendermi qualche altro posto qua, perché stiamo perdendo soldati a vista d'occhio. Oppure, beh, io intanto posso aumentarmi. Pagando, ovviamente. Tanto ho appena aumentato il punito, vabbè. Paghiamo tutti i soldi che dobbiamo pagare. Sveniamoci. Qui li stiamo tenendo a bada. Possiamo, per quanto mi riguarda. Ok. Oddio santo, cosa. Abbiamo più un dottore. Mettiamone un altro. Problema c'è se è mio. Oh, nuove acquisizioni. Vediamo cosa ci dà. Ottiene cronologia. Ah sì, questo qua. No, cerchiamo un dottore, per piacere, va che non voglio. 14, se no qua c'è un 15, quanto vuoi. Hai vinto te, hai visto? Grandissimo. E qui possiamo andare avanti con migliori tratti educativi, che non è male per niente, verità. Non ho guardato la successione, cioè io sono tutto contento di aver fatto quello che ho fatto. Ho ereditato tutto mio figlio, ovviamente, perché non c'è più un cazzo da ereditare. Non c'è proprio una ceppa di niente da ereditare. Ah, va bene, pensavo avessi fatto qualche stronzata tipo togliermi da qualche parte il Regno d'Italia. Tra l'altro, mi pare che abbia perso lui la guerra. Quindi il regno ha. Esatto, possiamo di nuovo attaccare. E io quasi quasi.
Mi scusi. Ma Ravenna. Allora, mi pare abbia più senso partire da nord, giusto per... Vediamo com'è che era. A parte nord dell'Istria, Papato, che sarà l'ultima cosa. Dobbiamo aspettare che l'impero bizantino esploda un po', perché non si può attaccarlo così. Come faccio io? Cioè, ha senso per voi, adesso lo chiedo, ha senso per voi fare, cioè che io vada su magari all'impero e con l'impero pusho l'impero bizantino per fare l'Unione d'Italia? Che senso ha? Nessuno. Però come faccio se no? Vabbè, c'è questo impero d'Italia che io potrei fare. Richiede due kingdom, che l'altro è quello di Romagna, e una volta che ce l'ho posso timbrare ed è mio. Può essere un'opzione. Però direi che per ora va la guerra in Istria. Questo qui c'ha un alleato che è 1400 uomini. Mi siamo 6200. E tra l'altro lo vorrei per me. Sì, prenderei questo qua. Sono stupido, vero? Per 30 anni ho 75 monete, vai. Eh sì, sono stupido. Rise all here. Sì, tu fatti tutti gli uomini che devi farti. Io appena posso parto. Perché ci vogliono tutti questi giorni? Perché ho tirato giù 200 truppe dall'altro lato? Cioè, chi se ne frega? Cristo. Cosa? Ah, giusto questo qua. Tu potresti aiutarmi? Va bene, dai, vieni. Aumentiamo, come si dice, boh, prendiamo tutti gli aiuti che possiamo ottenere. Segnali, però non avete tirato su un cazzo qua. A volte sto gioco qua mi elude sul come funzioni certe volte. E mi elude anche la mia cazzo di roba di continuare a mettere in pausa, porca puttana, papà, basta. Dammi un attimo, sì, veniamo a fare la tua cazzo di crociata. A chi vuoi, non lo so, sono così pieno di persone che... Il più vecchio, tu meriteresti. Il più vecchio immagino sia questo qua. Tutti 18, no, 48, 23, 57. Più vecchio maschio magari, non solo donne. No, mia sorella. Fanculo. No. Cesare. Non durerei un cazzo, ma io... Tanto quello là si sfascia. Capirte, le vie del Papa sono infinite. Dio santo, volevo fare una roba, la devo fare. Ok, mi stavo totalmente perdendo via. Voglio estirpare questa cazzo di religione prima dalle isole e poi da tutto quello che è. Questa guerra ci costa un pochino, ma tant'è. Ecco che arrivano gli amici di Gianfranco là in alto, che assieme sono... Marshall? No, grazie. E mi mette in pausa. Come se non mettessi già a sufficienza io. Dai, sono contento di aver fatto quel cazzo di achievement, ce lo siamo tolti alle palle. Anche se va puttana sta storia dell'Italia, qualcosa abbiamo portato a casa. E non poco. Che dite, attacchiamo? Qua mio parente, mio fratello. Ma non dispiace mio fratello.
Un bravo guerriero 19, ma magari noi abbiamo un guerriero migliore, tipo questo. Stanno aspettando sui monti con Annette. Hanno un buon generale anche loro. E mi sa che vinciamo di numero. Loro hanno cavalleria, ma la cavalleria dovrebbe essere tridata in montagna, cioè. Quanto mio. Allora, Oreste, eh? Firenze, pure se c'è. Ah, ok, pensavo fosse qualcosa con gli omicidi. Porca puttana! Vieni, Oreste, ti facciamo fare un bel lavoretto a corte. Dopo, quando abbiamo finito. Ma questo mi verrebbe molto comodo fare un'alleanza con il principe Arsenio, così non possono più farmi le cazzo. No, lo possono comunque buttare sopra, non so come. Vediamo. Sì, lo possono comunque buttare sopra. Cazzi suoi, io vado per la capitale sua. Ancora. Mi sta ammazzando la famiglia. Cioè, lui ha ammazzato. No, mio figlio non l'ha ammazzato. È lui, sono sicuro che è lui. Porca puttana. Mia cugina, mi assicuro, col ducato in Lombardia. Vai. Anche tu l'hai però? Ah già, siamo in due. E adesso non so dove sono gli altri, si stanno assediando Ferrara, lì, perché in prima capitale, chiudiamo la guerra. È mio figlio, no? È mio figlio, infatti. Pensavo fosse. Per una volta pensavo fosse. Devo fare una scelta, ragazzi. Imprigionare mio figlio. Perché ha ammazzato? In prigione, sì. Basta. Chi è il mio heir? Sempre lui. Però lui sarà, rimarrà in prigione. A patire per le sue pene. Intanto sua figlia verrà educata. Non da me. Da qualcuno competente in qualcosa. Vediamo che abbiamo. Abbiamo corto lui. Ah, sapevo che era mio figlio, eh. Tac, sgamato subito. Avevo già avuto questo evento, ma era fallito, non avevo scoperto chi era. O meglio, avevo trovato una lettera e mi diceva: quando scoprirai la verità, soffrirai più tu che io. E ho pensato fosse un familiare. Proprio non l'avevo mai finito. Nonostante loro abbiano finito il siege, anche noi l'abbiamo finito. Enforciamo i nostri demands. E abbiamo acquisito un bel territorio, se non sbaglio. Un cazzo, chi ha preso questo territorio? Ah, niente, semplicemente è passato sotto di noi. E l'Italia diventa sempre più brutta. Però sta combattendo l'imperatore. Contro questi qua che fanno un uprising. Che cazzo. Tra un po' c'è la crociata, quindi non gli do una mano. Dobbiamo mettere i soldi per la crociata. Mancava solo mio figlio. Sangue del mio sangue. Che ha versato sangue del mio sangue. Quanta gente sta morendo! Sì, tu.
Morto il duca delle cose. Beh, qua arriva uno che sarà contento di fare quello che deve fare. Che cazzo. Figlio disabile dovevo avere in più stronzo. Cioè, già non era capace di fare niente. Già aveva delle statistiche estremamente di merda. Eppure un assassino. Da Oswald. Oibo! Saranno chiamati anche i miei soldati? Il mio Holy Order? Nota Weibull. Partecipando alla guerra santa. Purtroppo hanno su 2000 soldati che dovrebbero avere, ne hanno 900. Sì, partiamo da... Scusate. Cos'è sta merda? Ah, se li ha presi lei nella successione. Molto bene. Non mancherò di fare guerra anche lì quando risolviamo sta faccenda qui del Papa. Che tra l'altro aspetterai un attimo io. Having become the next in line in earth. Ah. Ok, non può diventare più quello là cosa, quindi io metto... Posso mettere mio figlio e mandarlo fuori dei coglioni con un calcio nel culo? Metto lui, cazzo era... Io l'avrei voluto sto tizio qua, no. Metto lui allora, Simonetto. Aspettiamo un attimino che il Papa vada. C'è un nuovo imperatore. Non partecipa mai a una crociata manco a pagarlo. Non so più neanche che numero di crociate siamo, quante ne abbiamo fatte. Ter 4. Ter 4 poi, che numero è Ter? Marshall, no grazie. Guardali ancora, oh, subito pronti a rompermi le palle. Dai, ticca. Buono, chiudi. Sway. Don Matteo, eh? Duke Matteo. Ma il Papa non è contento. Cioè, Papa, non vai a conquistare la tua terra santa? Hai mandato la gente a morire. Mi costerà, vero, andare fin là? Sì, certo che ti costerà. L'imperatore cos'è? Ha alzato di nuovo a 3 là. Sì, basta guerra interna, perfetto. Un amico. Mi fa paura il cazzo di impero bizantino, ragazzi. 10.000 uomini, mostri. Allora, Siria è nostra, tra virgolette, dei miei parenti. Sbarco qui. Si è curato da solo, grandissimo. Come vedete, abbiamo dei medici all'avanguardia. Porca puttana. Questo prurito da qualche parte che mi fa dire che andrà tutto a puttane a breve, non so perché. Ok, questo, grazie. Più soldati dai miei vassalli. Entriamo. Abbiamo anche noi la nostra scerare parte della battaglia.
E iniziamo ad assediare appena il gioco smette di laggare. Ditemi che non ho spostato... Ah, stava spawnando troppo lì lui. Sembra laghi un cazzo di casino, sarà il mio computer che sta tirando gli ultimi. Già non ce la faceva con... Chi è questo qua? Witchcraft. Allora. Sangue sui vestiti, piume di corvo, strano odore di non so che roba. Evidente, queste qui sono le prove che Renata è una strega. Ah, Renata è una genia lunatica. Se non lo faccio, popolare opinion meno 25. Se lo faccio, vado giù due di testa pesante. Prendo pietà. Renata muore per mano mia. Circostanziale, Renata vive per oggi. Renata, mi devi la vita, eh? Ricordatelo. Non capisco cosa sta facendo il Papa. Cioè, come fanno, cosa fanno i miei alleati? Continuano a camminarsi sopra come dei disabili. Allora, qui abbiamo 67 rifornimenti e qui ne abbiamo 67. Io andrei per il nord, però... Marshall, eh? Puoi tenertelo il titolo lì. Sì, io andrei per il nord. Così stiamo belli tranquilli, per i cazzi nostri. Mai un momento di quiete in verità, vero? Belli tranquilli, 8.000 uomini, 10.000 praticamente. Sì, è bello perché vengono proprio per me, no? Guardali, guardali. Mi lancio. Quando arriviamo, arriviamo. Guarda tutti. 4.000 che stanno là di fianco. Vai, siamo entrati. Facciamo andare le mani. Hanno voluto loro, sono venuti loro qua a romperci le palle. Secondo me sta laggando perché c'è tutta sta gente, cioè guardate che cazzo di roba che sta cercando di gestire. Sì, ovviamente è il mio computer che è una merda. Sì, era una volta era un buon computer. Però sono anche passati 5 anni, quindi... Ah, 24 minuti. Val solo pena solo per la cima. Se la smettessero. Guarda quanti cristiani, ma quanti sono? E anche loro hanno un sacco di uomini. 36.000. Perché la dà agli altri che sono entrato prima io? Porca puttana. Questo mi dà un fastidio che voi non potete capire. Un culo, va. Che comunque, che tridata che prendono. Proprio non ce la fanno i muslim. Ah, giusto che noi stavamo andando i crossbow. Bellissimo. Nuova legge? Cos'è, alzato ancora? No, ha abbassato di nuovo. Di nuovo si può fare guerra ai nostri amici. Oh, il momento che aspettavo, invece no. Mi tocca darlo a uno di questi due qua. Questo è quello che mi crea più problemi. Questo ha 1800 uomini. Questo ne ha 1700 a salire. Si potrebbe averne in totale. 2003. Cazzo, sono tutti nani poi sti qua. So voi, so voi.
vuoi è Piemonte, siete stessa risma voi due, ascoltando a te fare in culo tutti e due, anzi no, palle dovrei accontentare sempre. Ovviamente qui stavamo recuperando cibo, ma dobbiamo entrare in 5.000 perché bisogna passare qui per prendere qua a fianco, da qui a qui per prendere qui a fianco. È giusto così. Sto pensando di andare in battaglia. Sono veramente tanti. Sto pensando che è meglio se passo da sotto per andare. Sto pensando che sono fottuto. No. Vorrei riuscire. Mi attaccano qua e il papa non farà niente per salvarmi il culo. Pessima posizione, davvero. Arip me. Oh, oibo, pure questa c'è. In qua. Allora, ragazzi, chiudo in un momento difficile. Quanti soldati ha questo? 6.000. Da dove cazzo gli arrivano? Vabbè. È un momento veramente pessimo questo per fare queste cazzate qua. Vediamo se riesco a strappare al volo. Arrange marriage. Ma avrò qualcuno della mia dinastia che vuoi sposarti? Una donna. Una delle Canossa. Con uno dei tuoi. Oppure Friuli. Così facciamo prima. Non accetta. Vediamo. Una bambina della mia. Con qualcuno dei suoi. Vabbè, vedo di sistemarla per la prossima puntata sta storia qua e poi vi faccio sapere perché non sta andando proprio benissimo in questo senso. Quindi ragazzi, vi saluto in questo momento di vi lascio in attesa di scoprire come riusciremo a sventare anche questa rivolta. Forse. Alla prossima.